andiamo a Firenze. Dal 2014 anche nel capoluogo toscano c'è una sede della Scuola Normale Superiore di Pisa. Questa mattina l'inaugurazione dell'anno accademico con due annunci importanti. Sentiamo quali, con Alessandra Parrini. Siamo a Palazzo Strozzi, dove anche i corridoi richiamano la storia, eppure i computer portatili e le immagini che scorrono mostrano un presente di sviluppo condiviso. Un futuro sistema toscano delle università, un grande campus virtuale e reale insieme, dove studi e ricerca trovano spazi e risorse comuni. La Scuola Normale Superiore di Pisa ha trasformato la rituale inaugurazione dei corsi accademici nella sua sede fiorentina in una sorta di show, con la consegna simbolica dei diplomi di laurea congiunti ai rettori di Firenze e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, perché questo accadrà agli studenti della classe di scienze sociali. È inutile ricordare il brand della Toscana in settori quali la qualità della vita, i beni culturali o quant'altro. La Scuola Normale si propone come motore di questa iniziativa con chiunque ci voglia stare. Questo presente e futuro di condivisione di corsi e ricerca con il sostegno dei ministri Giannini e Franceschini riguarda anche l'Ateneo Senese. La prima cosa che mi viene in mente è quella della farmacia delle scienze della vita, in cui Siena rappresenta una sicura eccellenza, si potrebbero aggiungere gli studi internazionali. La Scuola Normale non ha nessuna intenzione di invadere nessun territorio, si dichiara solo disponibile a collaborare nei modi e nei termini da discutere con loro. Ad uno degli allievi più illustri, Carlo Azeglio Ciampi, sarà inoltre dedicato nella sede fiorentina della Normale un istituto internazionale di studi rinascimentali e umanistici, un progetto ambizioso di ricerca condivisa ma indipendente.